Diaduita tutti, sono particolarmente contento di girare questo video, anche se è già la seconda volta che ci provo per via della macchinetta a fare le storie, perché questo è un video in collaborazione con niente po' di meno che Kalicious91, che non avrebbe nemmeno bisogno di pubblicità a differenza mia per numero di followers, però come è giusto che sia in ogni collaborazione, semmai è rimasto ancora qualcuno che non la conosce, vi lascio il link al canale e programmazione permettendo anche al video. Tra l'altro volevo dire che in questo video indosso, non so se si vede, ma spero di sì, la maglietta che piace tanto al mio amico Phil Disgusto, a cui mando un bacione. Ciao caro, ma veniamo al punto del video. Allora, con Cristina abbiamo pensato di fare un video sui tipi di persone che adesso vanno tanto. Nella fattispecie abbiamo scelto insieme di parlare dei tipi di persone in chat. Io farò un po' una gay version e lei parlerà dei ragazzi che ha incontrato a sua volta nelle chat. Io più che altro mi riferisco alle chat di incontri, il che rende il tutto più divertente. Ok, stamattina non so parlare. Il primo tipo, che paradossalmente a me sembra il più assurdo, l'ho chiamato il romantico. Perché l'ho chiamato il romantico? Perché comunque sia, se parliamo di chat di incontri, per carità, l'amore può capitare, non bisogna escludere mai niente nella vita. So di tantissima gente che si è conosciuta in questo tipo di chat e poi magari si è anche sposata, no? Che ha avuto bambini. Però diciamo che uno si aspetta un altro tipo di incontro, un po' più basato, come dire, sull'intimità. Voglio cercare di fare questo video accessibile a tutti, quindi non entriamo nei dettagli. E l'ho chiamato il romantico perché ha una descrizione del tipo: cerco relazione con un ragazzo di età compresa tra i 18 e i 35 anni, possibilmente che viva nei dintorni della città di XYZ perché vorrei una frequentazione, eccetera, eccetera. Cioè, coraggiosi ragazzi miei, in un sito dove magari la maggior parte hanno, che ne so, un 30% delle foto chiuse con il lucchetto perché non sono fotovestiti. Molto coraggiosi, devo dire. Il secondo tipo, senza volermi ergere a paladino della grammatica o grammar nazi, come si usa dire ora, l'ho chiamato l'analfabeta di ritorno. Cioè, perché non solo non sanno più corteggiare, arrivano subito al dunque, però non è questo il punto. Però l'analfabeta di ritorno è colui che magari ha 30-35 anni. Non fa come faccio magari io, che sono il primo a fare degli errori di battitura. Però poi magari me ne accorgo e li correggo o mentre scrivo o anche dopo con un piccolo asterisco. Ma mi scrive delle oscenità del tipo tirocinio. E sottolineo e magari scrivo anche tiroci. Gno, un po' come il cigno, l'animale. Oppure, che ne so, ci sono anche errori di minore gravità, tipo mettere il punto interrogativo, cioè che te ci arrivi con una domanda. Però, cavolo, c'è un attimo di sforzo. Poi c'è un altro tipo che io scherzosamente definisco l'attore hard. Se tu fai un filmino, diciamo così, a luci rosse, è normale che decidi per contratto di far vedere determinate parti del tuo corpo, non solo in video ma anche in foto. L'attore hard della chat è colui che ha già pronte le foto del corpo e specialmente in special modo di quello che viaggia tra le gambette. A questa gente ho imparato a rispondere a un certo punto: guarda, a me le tue foto non interessano, a me interessa la pratica. Però
magari non così, magari anche in maniera un po' più diretta, però come ho detto prima, voglio rendere questo video il più possibile accessibile un po' a tutti. Abbiamo ancora un altro tipo che chiamerò il decapitato. Voi vedrete l'aspetto di queste persone fino a qui, fino a dove dovrebbe vedersi la mia mano. E il bello è che ti contattano con la tranquillità di chi ha la foto intera, no? Allora tu poi gli dici: ma posso vedere che viso hai? Se sei fortunato, hanno una foto tra le foto private, oppure te la mandano via email e quant'altro. Ma mi è anche capitato di qualcuno che mi avesse detto: oh, non ho foto. Allora che cazzo ci stai a fare? Oppure addirittura: ma tanto ci conosciamo di persona, così mi vedi. Ma anche no, caro bello. Perché io non voglio essere esagerato, però se magari mi hai detto di avere 50 anni e poi ne hai 65, come la mettiamo? Quindi questo non è un tipo di persona che non solo non incontrerei, ma avrei anche discrete difficoltà a continuare la conversazione. L'ultimo tipo, perché non voglio che venga un video di 40.000 minuti, l'ho chiamato il giocatore di ruolo. Ora, siccome non voglio essere troppo esplicito, diciamo che quel tipo di persona che per rimorchiare ha bisogno di sapere un attimino chi fa l'uomo, tra virgolette, chi fa la donna della situazione. Che ci può anche stare come curiosità. Però quello che fa schifo, personalmente a me fa schifo e fa anche un po' ridere da una parte perché è un po' da poracci. Oggi sono preso bene con il romano. E quando ti chiedono, diciamo così in altri termini, se sei più ricettivo o più assertivo a letto. A parte che mi hai appena detto ciao, e quindi non è detto che io venga a letto con te. Ma poi veramente a 2016 inoltrato bisogna essere rinchiusi in queste cose, ma un po' di fantasia, ma no. Ma non è che un po' di fantasia solo perché siamo uomini. Io penso che a meno che una donna non è messa proprio male, io penso che anche a una donna possa piacere un po' di fantasia, un po' di novità, se no ragazzi, le coppie veramente credete che durino soltanto su sole, cuore, amore? Io non credo. Volevo dirvi prima di concludere, siccome l'altra volta c'è stato un problema con le visualizzazioni, dato da YouTuber, non dalle persone, se vi va, specialmente se siete nuovi iscritti, andatevi a vedere il video precedente. Che è una challenge che a quei pochi che sono riusciti a vederla, ho visto è piaciuta. Spero piaccia anche a voi. Bene, io ringrazio a questo punto Cristina per la collaborazione. Ringrazio veramente tanto perché uno pensa: sti grandi numeri manco te cagano, invece no, è stata disponibilissima. Mi raccomando, se non la conoscete ancora, passate da lei. Vi lascio il video del canale come ho detto prima. Un saluto ai miei iscritti fedeli di sempre. Un saluto anche ai nuovi, sperando che ce ne siano. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.